Ha la concreta possibilità di regalarsi una tale in vetta alla classifica, in attesa naturalmente dei recuperi di Brindisi Cerignola e Cerignola San Giorgio. Per riuscirci però, il Bitonto deve battere domani pomeriggio, con fischio d'inizio previsto alle ore 14.30, al Città degli Ulivi Francavilla Insinni, l'attuale capolista del girone H a 3 punti di vantaggio in classifica, alla vigilia dell'ultimo turno del 2021. Non è partita la scorsa estate per vincere il campionato, ma per Antonello Orlino, vicepresidente del Cremnero Verde, la squadra di Nicola Ragno va considerata a questo punto tra le pretendenti al calcio professionistico. Sicuramente ha dimostrato e sta dimostrando di poter competere con tutti. È difficile definire o delineare un gruppo di squadre che possano lottare per la vittoria del campionato. Comunque la classifica è molto corta. Penso che la colonna di sinistra siamo racchiuse più o meno tutte in una decina di punti. Abbiamo visto sia il Fasano sia il Gravina con un filotto di 4-5 vittorie consecutive hanno praticamente scalato la classifica, quindi bisogna continuare a ragionare domenica dopo domenica cercando di agguantare i 3 punti in ogni partita, e forse fine febbraio si potrà dire chi saranno le pretendenti. Vale tanto lo scontro di testa in programma domani nel domicilio dei bitontini, vale tanto soprattutto per i neroverdi che inseguono il tris di successi dopo quelli contro Mariglianese e Virtus Matino. Sarebbe il modo migliore per chiudere bene l'anno solare e archiviare in maniera definitiva la sequenza con pochi sorrisi, cominciata in precedenza con la sconfitta di Gravina e terminata con il KO di Lavello. Direi che non siamo mai stati malati, non possiamo dire di essere guariti. In una stagione lunga ci sono degli alti e dei bassi, considerando che è una stagione dove faremo 40 partite, quindi sicuramente ci potranno, anche nel girone di ritorno, potremmo avere dei momenti negativi. L'ho detto anche a settembre ed ottobre, è una stagione, un campionato dove vincerà chi riuscirà ad essere coeso e a non mollare nel momento negativo. Nessuno poteva immaginare il Francavilla Insinni in vetta alla classifica a 2 turni dal transito al Giro di Boa. Nonostante il primato del girone, continuano a sposare il basso profilo però i ragazzi di Nicola Ragno, compreso Claudio Cristallo, interessantissimo centrocampista classe 2003, a segno domenica scorsa nel derby casalingo vinto contro il Lavello. Il nostro obiettivo non è quello di vincere il campionato, il nostro obiettivo è quello di giocarci i 3 punti ogni partita, consapevoli della nostra potenza. E raggiungere i famosi 45 punti per la salvezza. Affronteremo un Bitonto con uno stimolo in più, sia per chiudere la 21 nei migliori dei modi, e anche perché comunque il Bitonto è una squadra, una big, e quindi vogliamo affrontarla nei migliori dei modi.